Siamo a Senigallia con Anna Fata, psicologa e operatrice olistica, e sempre nell'ambito della rubrica di cui vogliamo parlare di benessere e il nesso tra cibo e mente, se si sta bene mangiando o no, e in base anche a quello che mangiamo. Una curiosità, tu nella prima sessione hai parlato di diminuire un po' la carne, magari aumentare i legumi per il ferro, però molti, io per prima, magari di legumi ne conosco pochi, come i ceci, i fagioli, altro? Oh, ma ce ne sono tantissimi di legumi, ad esempio c'è la soia, ma la soia non c'è soltanto quella più nota, diciamo la soia gialla, c'è anche la soia verde, i cosiddetti azuchi, la soia rossa ad esempio, e poi ancora per esempio la lenticchia, ma non c'è soltanto la classica lenticchia, quella diciamo con la corteccia, insomma quella verde che conosciamo un po' tutti, c'è anche quella decorticata, che ad esempio è comodissima per esempio da cucinare, perché non ha bisogno di ammollo e nel giro di un quarto d'ora con la pentola normale o a pressione è tranquillamente pronta, è buonissima, è ottima anche per esempio da proporre ai bambini, perché ha un sapore vanigliato molto delicato, quindi viene molto apprezzato ad esempio dai bimbi. Sono tantissimi legumi, anche i piselli in realtà vengono considerati dei legumi, quindi si possono trovare sia freschi ma anche per esempio secchi, quelli spezzati ad esempio, anche essi sono tranquillamente cucinabili nel giro di poco tempo e servibili come una ottima pietanza, che possono essere una grande fonte insomma di proteine nobili, proteine che in qualche modo rispetto appunto alla carne o piuttosto che al pesce producono meno scorie e quindi in qualche modo acidificano meno l'organismo rispetto a quanto farebbe per esempio una carne piuttosto che un pesce, ecco. E una cosa, si parla spesso di spezie, di sostituirle magari al sale e ad altre cose che sono un pochino più nocive. Le spezie, ed alcune in particolare, influiscono poi sul nostro stato mentale? Sicuramente sì, qualsiasi sostanza noi introduciamo all'interno del nostro organismo influisce appunto sia sul corpo, sia sulla mente e sia sull'aspetto emozionale. Ci sono queste, le spezie generalmente vengono utilizzate soprattutto già da tantissimi anni in tutto il mondo orientale come delle vere e proprie medicine. Ecco perché appunto è importante riscoprire l'uso delle spezie, utilizzarle in una giusta quantità, quindi non eccessiva, perché appunto poi potrebbe risultare anche appunto nocivo per l'organismo, ma neanche in piccola dose, insomma una dose come dire equilibrata, che da una parte appunto soddisfi il gusto e dall'altra anche appunto le necessità del nostro organismo. Per esempio il peperoncino è ottimo per depurare appunto l'organismo, anche lì attenzione appunto a usarne una quantità adeguata che in qualche modo appunto non irriti per esempio lo stomaco ad esempio, oppure lo zenzero può essere un'altra spezia ottima per esempio per la frutta cotta ad esempio, si può mettere e aiuta molto appunto la digestione e sicuramente appunto ha un potere riscaldante, quindi sono tante le spezie ma anche le erbe aromatiche, al di là della classica appunto salvia, rosmarino o prezzemolo, ce ne sono moltissime altre, il timo, il dragoncello, ce ne sono veramente, la santoreggia, ce ne sono veramente tante. Credo che ciascuno di noi debba potersi dare la possibilità di sperimentare, cioè quindi sempre piccole dosi, sentire appunto l'effetto che fa sia al palato ma anche proprio sull'organismo, quindi proprio gli effetti su un piano fisico. Ecco che quando sente che c'è del giovamento, in qualche modo può essere appunto la spezia o appunto l'erba aromatica ideale per sé per quel momento. Quindi per stare meglio non serve proprio una ricetta vera e propria dove dobbiamo seguire le proporzioni, il resto, ma un po' sperimentare quello che ci consigli. Esatto, questo sicuramente. Credo che l'approccio creativo alla vita e poi appunto alla cucina sia l'approccio migliore, quello che non soltanto dà più soddisfazione, che stimola più la curiosità, la sorpresa, la meraviglia, ma è anche quello che ci fa stare meglio, quello che ci permette proprio di costruire noi stessi, di costruire il nostro percorso, la nostra vita e appunto la nostra dimensione di cucina da proporre per noi stessi, ma perché no anche da condividere con le persone care.
Prima chiacchierando mi accennavi di una differenza delle persone per via del gruppo sanguigno, quindi una cosa che magari a me agevola o fa beneficia il mio stato mentale, a un altro potrebbe fare il contrario. Esattamente, come non c'è una dieta valida per tutti o per tutte le stagioni o per tutte le attività, ecco che appunto anche la componente quindi genetica è importante, cioè influisce sulla scelta appunto degli alimenti. Prendiamo l'esempio del gruppo sanguigno A. Il gruppo sanguigno A sta bene sicuramente se segue una dieta maggiormente vegetariana. Per le persone del gruppo sanguigno A, la carne in qualche modo ha degli effetti intossicanti in modo particolare per l'organismo, per cui sì, può tranquillamente assumerla, che so, più o meno una volta a settimana, però non di più, perché in qualche modo affatica tutto l'organismo, affatica il sistema digestivo e in qualche modo poi rallenta la digestione e intossica e in qualche modo poi appesantisce. Quindi ecco, da lì ancora una volta impariamo a conoscere noi stessi, a rispettare noi stessi. Beh, noi comunque se ti vogliamo chiedere qualcosa sei sempre disponibilissima, ci puoi dare tipo un recapito telefonico, una mail o se hai un sito dove ti possiamo contattare? Certo, sicuramente potete appunto approfondire quello di cui stiamo parlando in questo periodo ed è il sito www.armoniabenessere.it e poi a partire da lì trovate appunto tutti i riferimenti, sia l'email sia il numero di telefono. Perfetto, grazie. Grazie a voi.